Cari amici, bentrovati a Profilo Granata, la nostra trasmissione che si occupa del Trapani Calcio. Vi ricordiamo che vi trasportiamo dai canali della TVBN, ecco la trasmissione prodotta da Nino Barone. Trovate sempre una serie di iniziative che riguardano la nostra città, la nostra cultura. Vi segnalo proprio in questi giorni la campagna di Flavio Bomber 1. Il nostro simpatico ragazzino che come dire, ci parla della sua quotidianità mentre raccoglie dei fondi per fare della beneficenza. Quindi seguitelo, è spassoso, è simpatico, è piacevole da ascoltare e magari potete fare anche un momento di beneficenza. Noi siamo qui tornati con Tony Wood dopo questa lunghissima pausa causata dal Sì, Covid-19. buscotto. E allora, siamo tornati, tre partite, tutto sommato 5 punti. Il Trapani continua a non perdere, convince molto nel gioco, meno nei risultati. Intanto ciao anche da parte mia. Nei risultati non convince in base alle aspettative, nel senso che Sono quando uno inizia a mangiare, non si vorrebbe fermare mai di mangiare, anzi, non può mangiare ancora di più, specie se sta andando di gusto. Però non bisogna essere nemmeno ingordi. Noi siamo pur sempre una squadra in lotta per la salvezza ed è una lotta complicatissima. Quindi, sapere di aver fatto 8 risultati consecutivi positivi, è vero, con 6 pareggi e solo 2 vittorie, però con prestazioni sempre di buon c'è livello. tanto rammarico in queste partite che stai citando tu. Pensiamo a Cosenza che si vinceva 2-0, pensiamo all'85esimo che si vinceva l'Empoli, pensiamo al 2-0, quasi 3-0 di Castellammare, poi finita con il 2-2. A questo ci aggiungo anche il 2-2 con Perugia. Insomma, ci aggiungo che si vinceva a Pescara. No, questa gestione Castori credo che abbia raccolto meno di quanto ha Sì, seminato. avete dato qualcosina in più sicuramente, però è anche vero che quel discorso che vale per noi vale anche per le altre società, perché io basta guardare nell'ultimo turno, vedere la Cremonese che alla fine è stata beffata a Salerno, Certo. quindi ogni squadra c'ha le sue situazioni così su cui in qualche maniera riflettere. E io a me rimane vedere invece la cosa positiva su cui ci dobbiamo concentrare, dei risultati, sul grado di forma. Siamo una delle squadre comunque che ha dimostrato di essere ritornata sia con la testa sia con la forma e fra le squadre diciamo Sì, i migliori. telecronisti della Rai con il Pordenone, ricordo che dissero occhio al Trapani, Sì, perché il perché? Trapani può dare, può essere una squadra che per come sta giocando e per come si muove. Se proprio lo dobbiamo dire, addirittura possiamo dire che rientrando abbiamo qualche possibilità in più di salvarci rispetto a quelle che avevamo quando avevamo interrotto il percorso. Nonostante stavamo andando bene, però c'erano delle altre squadre che erano più in forma. Adesso invece siamo noi un po' più in forma, le altre si sono C'è fermate. una cosa simpatica che tu dici, l'hai detto qualche volta così privatamente, parlando in questo periodo, hai detto adesso siamo una squadra. Sì, io a me questo è un termine che mi piace perché questo termine nasconde anche il fatto di essere gruppo. Io vedo, l'altro giorno il nostro amico Scondrino boh, mi ha rimproverato il fatto che io ho detto finalmente abbiamo una squadra che si sta impegnando per regalarci una categoria e quindi noi dobbiamo aiutarla. E lui mi contestava il fatto, diceva, vabbè, ma sono pagate. Però il calcio non è un lavoro come tutti gli altri, che se ne dica, è un lavoro che comunque l'impegno ci può essere, ma la foga agonistica ce l'hai Certo. se ci tieni di più a qualcosa. E in questo momento abbiamo una squadra che sta dimostrando di tenerci, ancora una volta una squadra che noi forse dobbiamo dimostrare di meritare, perché così come è successo l'ultimo anno di C con la promozione, anche in questo caso sperando che il risultato possa essere è lo stesso, anche se nel calcio c'è la speranza, però poi sportivamente si prende quello che viene. Però noi stiamo avendo una squadra che non sappiamo se ce la stiamo meritando in realtà, quindi loro già se lo meritano di aver raggiunto un risultato, noi vedremo. E allora, andando un po' a analizzare questa partita con il Cosenza, qualcuno sostiene, insomma, qualcuno sostiene, ci hanno tradito, ma tradito è un verbo, diciamo, un po' forte, ma giusto per dare un po' di verve
al nostro discorso, proprio i due giocatori che sembravano che avevano compattato la difesa, perché sul secondo gol quella spizzata di Buongiorno onestamente ha dato ad Asensio l'assist per andare a segnare. Nel primo gol forse Pirrello poteva fare qualcosina in più. Allora, dicevamo, avevamo sistemato la difesa proprio con questi due innesti di questi due giovani, e invece... No, ma la difesa l'abbiamo sistemata comunque, perché sistemarla non significa che tu non devi concedere nulla agli avversari, perché questo ormai nel calcio moderno è praticamente impossibile. Esatto, quindi per me l'errore di Buongiorno ha saltato fuori tempo, obiettivamente ha saltato fuori tempo. Come ho detto un amico, anche migliore, che questo è un ragazzo di indubbio talento, cioè io mi stupirei se questo ragazzo alla fine non fa carriera. Io però la gavetta è dura per tutti, ci può stare al di là della gavetta, che dopo 95 minuti e dopo che per 35 minuti giochiamo sotto pressione del Cosenza, perché diciamoci la verità, anzi noi siamo stati bravi a cercare di spezzare quanto più possibile il loro gioco, a non dargli il ritmo. Carnesecchi perdeva tanto tempo, Evago cadeva e perdeva tempo, quindi i loro falli ci costringevano a perdere tempo, perché a un certo punto l'hanno messa proprio, sì, diciamo la verità, va, certi falli andavano puniti, però Castore non ha torto quando dice che certi falli andavano puniti, cioè sia Casasola che Asensio avrebbero meritato. Sì, però mi sono stati lontano, ma certe andate dentro l'aria non mi sono piaciute, sia su Carnesecchi sia su altri difensori nostri, cioè si vedeva proprio che quel gol lo volevano trovare in ogni maniera. Ci può stare, non è che dico niente, però l'arbitro poteva anche intervenire, qualche munizione ci poteva stare per fargli dare una calmata. Però io dico anche nei confronti di sto ragazzo di Buongiorno, io ho voluto usare per farlo, vuol dire un po' provocatoriamente quel verbo tradire, in realtà io penso che veramente Buongiorno ha fatto una prestazione importante, e dico, però ci può anche stare che al 95esimo vai in defiance e fai un errore purtroppo cruciale, ma lo fai. Sì, ma la copertura dov'era? Allora, se dobbiamo andare a guardare questo, quando un generale esce ce ne deve essere un altro che copre. E invece è andato un po' a stavolarlo. Quello si è trovato la strada libera, quindi secondo me ci può stare che un difensore non tutti i palloni riesce a respingere lontano. Dispiace che è successo a 20 secondi alla fine, perché quel pallone probabilmente respinto poi avrebbe portato la vittoria. Chiaramente, perché poi se si è giocato qualcosina in più, si è giocato perché dopo il gol l'arbitro ha lasciato ancora qualche altro secondo in più, però probabilmente è ben derrotto prima la partita. Possiamo dire che mister Castori ha visto bene negli inserimenti, perché adesso anche sono due partite di Koulibaly, sta facendo delle prestazioni importanti, Dal Monte ha segnato, quindi dico Castori, quella vecchia volpe, quella vecchia volpe di Castori che, come dire, che trova in te un grande ammiratore, è possibile che abbia anche veramente azzeccato anche questi uomini che hanno trovato difficoltà a trovare il rodaggio, ma adesso sembra proprio che stiano dando le risposte. Il rodaggio magari è stato più difficoltoso rispetto ad altri giocatori, perché sono tutti giovani. Quindi poi andiamo a guardare queste, sono Koulibaly 99, Buongiorno 99, 97 Dal Monte. Cioè, bisogna che i giocatori si devono anche ambientare in un posto anche, ma alla fine tutti stanno dando il loro contributo, così come sono contento che anche le scelte così rimproverate anche al vecchio direttore sportivo, quello che è andato via, Nember, mi riferisco a quelle spese fatte che dicono forse si è lasciato prendere un po' la mano con le spese, però a parte Bebiani, che sinceramente va, Grillo è stato, però Grillo adesso ci sta sguazzando in questa lotta. Sì, è un lottatore, si vede. Standberg l'altra volta ha giocato benissimo, allora peccato che forse ha dovuto forzare troppo, ma speriamo di recuperarlo, perché veramente ne abbiamo è importante. Altrimenti si dovrebbe tornare col tuo d'accordo in una difesa, ma non credo. Mi sto arrendendo su questa cosa, basta vedere la scelta della fine partita, ha messo Scognamillo, quindi non credo che lo farà. Però quell'immagine di Grillo a terra, che non riesce ad arrivare sul pallone, ci va con la testa, è stupendo. Vabbè, a me, io apprezzo di più che adesso ti fa qualche diagonale meglio di prima, che non ti perde palloni senza compagni che ci hanno a coprire, quindi fa attenzione alla mossa che fa per non subire i contropiedi, e qui sicuramente c'è la mano di Castori, perché queste sono le basi che un calciatore deve sapere, e se questo calciatore prima di queste cose non le faceva era perché non gliele aveva insegnate nessuno, se le fa adesso ci deve essere qualcuno che gliela spiegate,
anche se come diciamo dalle nostre parti Castori non è un tipo che sa nata, però la mano dell'allenatore si vede in queste piccole cose. Nel pre-partita, se non ricordo male, contro il Pordenone, mister Castori disse: non abbiamo problemi in attacco, tant'è che poi quella partita l'abbiamo vinta 3-0, abbiamo fatto pure 2 gol. Insomma, effettivamente questa squadra, se noi andiamo a vedere i numeri di questa squadra, non ha mai avuto grossi problemi davanti. I gol li ha sempre fatti, vero è che Pettinari è garantito 16 rete. Però è pure vero, insomma, che i problemi li abbiamo avuti sempre dietro, e se non avessimo subito tutti questi gol sicuramente avremmo una classifica molto più confortante rispetto. Si passa a confrontare con altre squadre che hanno su più gli stessi gol le nostre, però con la differenza nel gol subito. A Pettinari, che tutto sommato abbiamo quasi sempre avuto, perché anche Pettinari non è entrato immediatamente. Se non ricordo male, il primo gol lo fece contro il Cosenza, quindi diciamo quasi un quarto del campionato non ha segnato. Sì, c'è stata una fase in cui eravamo in bocca e dire vabbè, aspettiamolo. E io ricordo pure che tu insomma eri uno di quelli che diceva... Perché secondo me il talento è sempre fondamentale in un calciatore. Se un giocatore ha talento, tu lo puoi aspettare, ci puoi lavorare. Se non ne ha, non ci puoi ricogliere niente. E ora sembra che abbiamo trovato anche il partner di Pettinari, che tutti vedono in Piszczek il giocatore che lo può affiancare, e anche questo dal Monte, che tutto sommato non ha neanche giocato male a Cosenza. È iniziato una specie di casting adesso per il secondo ed peccato. è vero che è stato un mezzo regalo della difesa cosentina, però lo ha fatto un tiro e lui ha fatto un signor gol. Lui ha fatto un gol da tre quarti, ha fatto un bellissimo gol, secondo me lo avrebbe fatto anche senza il basso trovare il tiro, anche marcato, se viene quel tiro il portiere non lo fare. Quindi di regalo fino a un certo punto, lui è stato l'agendamento, quindi se uno tira da quella distanza, se lo sente e se lo trova, se lo merita. Però, Pettinari, Piszczek, titolari? In linea teorica sì, però mi fido di Castori da questo punto di vista. Io dico che Piszczek ha una caratteristica secondo me importante, che è un giocatore che ha il fisico, però ha anche il piede per trovare il passaggio. Non solo per i due gol che ha fatto fare, ma nella partita contro il Pordenone, però questa caratteristica, nonostante non è arrivato il passaggio vincente a Cosenza, però si è visto che poteva succedere. Poi ho visto che quel tiro di contrabbalzo che è uscito di poco, che probabilmente ci avrebbe dato la vittoria, quella sì sicuramente stavolta, perché c'è uno non ci prendevano più veramente. Certo. E ha dimostrato che quindi c'è uno che potrebbe arrivare al gol. È un giocatore che a me piace, questo giocatore a tecnica, un altro giocatore che sono convinto che il gol lo farà, perché lo vedo veramente cambiato, è Colpani mi sembra un giocatore rigenerato, anche lì credo che ci sia la mano di Castori. E Castori ha detto che in questo momento, in questa fase, non l'ha vista la partita contro il Pordenone, ha detto che in questa fase vedremo molti giovani ancora con maggior ragione, perché i giovani con questo caldo, queste temperature che ci sono in questo periodo, sono loro che devono trascinare, e Colpani è uno di questi. Tra l'altro adesso si vede che sta imparando a giocare fra i grandi, è ancora un poco discontinuo, no? Perché ci sono delle fasi in cui sembra che scompare, però poi ti fa la giocata, adesso dovrebbe provare di più il tiro. Colpani Colpani ha la sensazione come se deve ancora prendere, come dire, pienezza della consapevolezza dei primi mezzi. Mio fratello mi diceva l'altro giorno giocando, dice: quando è che vedremo il primo gol di Colpani? Io gli ho detto: magari alla fine lo vedremo con Gasperini allenatore. E poi uno dice: ma quello... ho letto che sia Colpani che Carnesecchi sarebbero disposti a rimanere a Trapani in caso di salvezza. Ma secondo me a Trapani si sono trovati sicuramente bene, perché a Trapani ognuno porta avanti quello che ha. Io penso che i calciatori a Trapani, se tu c'hai un minimo di possibilità che ti puoi muovere economicamente, a Trapani si vive bene. A male si vive male quando non hai lavoro, ma non penso che sia il caso dei calciatori. Quindi secondo me c'è questa possibilità, anche se su Carnesecchi sembra che l'Atalanta stia anche riflettendo se può già subito fare una plusvalenza, perché si dice che ci sono delle offerte importanti dall'Inghilterra, per dire. Insomma, il ragazzo sembra davvero di meritarle queste attenzioni. E allora andiamo verso questa partita insidiosa contro il Livorno. Lo era prima insidiosa, lo è ancora più adesso, perché credo che
può far allentare la tensione, sottovalutare insomma l'avversario. Questo sarebbe l'errore più grossolano che si potrebbe fare. Affronteremo il Livorno e il resto del campionato senza Biebeni e senza Del Prete. Se un po' di Biebeni ce lo si poteva anche aspettare, perché ahimè è stata una delusione per tutti. Di Del Prete, insomma, non si capisce perché Del Prete va via, magari rimane ancora Moscati e Chimoschi, che sono anche loro ormai per questa stagione non hanno più nulla da dare. Del Prete in realtà non sappiamo nemmeno le condizioni fisiche che c'ha, prima di tutto, perché ormai questa privacy ha un po', certo, un po' rovinato un po' i rapporti. Sembrava... anche fra le tifoserie e le dirigenze, perché non si riesce a sapere, ammettendo che uno voglia sapere, perché magari può anche essere anche logico che certe cose nemmeno si vengano a sapere. Però se Del Prete è un giocatore disponibile, mi sorprende un poco, più che altro perché da quel che so io Del Prete aveva il biennale, quindi mi lascia pensare questo, che addirittura hanno fatto una rescissione. Io non so se era magari che pensavamo che c'aveva il biennale, invece in realtà c'aveva un 1+1 che il Tavano non ha esercitato, perché certo, i cavilli pure questi. Però, al di là di questa, la cosa che sembra strana è Moscati è un giocatore però che ha fatto molto bene fino a quando c'è stato, assolutamente, e io penso che se il Tavano, in una logica anche futura, può pensare di poterlo riscattare, o magari aveva degli accordi con il Perugia per dire ve lo diamo in prestito, però certo, per un tot cifra ci sediamo e vediamo se può fare il riscatto. E magari il Tavano in questa logica già ha detto che è una cosa fattibile. Secondo me, per mantenere buoni rapporti sia con il calciatore, quindi il suo procuratore, sia per mantenere anche buoni rapporti con il Perugia, perché il Perugia si dovesse trovare a dire guarda, il Tavano ci ha mandato indietro Moscato, adesso i primi 2 mesi dell'altro anno dobbiamo pagare noi, cioè si potrebbero comunque rompere dei rapporti magari, certo, di collaborazione, che se tende a essere calciatore non ha senso. Quindi certo, Moscati merita, secondo me, la riconferma, perché quello che ha fatto vedere quando ha potuto giocare, ha stato utilizzato nel ruolo di destra, sinistra, ha giocato in mezzo, poi è ritornato nel suo ruolo della tattica. Il giocatore, tra l'altro, un giocatore che mai una parola fuori posto, da esempio per i compagni. Secondo me è un ragazzo che... Peraltro un titolare inamovibile sia di Baldini che di Castori, anche se in ruoli diversi. Sì, a Castori semplicemente l'ho messo, quando è arrivato l'aveva messo nel ruolo che uno ricordava all'inizio carriera, che poi era il ruolo iniziale. Adesso Moscati, probabilmente a lui piaceva di più questa idea di ritornare, di mettersi a fare giocatori in mezzo a campo, perché a tutti i giocatori cui piace giocare, prendersi le responsabilità, toccare più pallone, piace, certo, di più. Però il ruolo non l'aveva dimenticato, infatti aveva fatto delle buone partite, peccato per l'infortunio. E allora andiamo in questa partita che nasconde delle insidie. Bienvenì, passiamo avanti. Mi dispiace però. Bienvenì, io credo che. Però obiettivamente non ci ha dato niente. È stata una delusione per tutti, ma dico, io ci ho voluto credere fino alla fine. Probabilmente non ce l'ha fatta fisicamente. Però sì, probabilmente non ce l'ha fatta fisicamente, perché poi il ragazzo sembrava in carico. Mia figlia segue tanto la Instagram e lui metteva sempre queste storie che qualche tifoso critica. Però dall'altro lato sono, come dire, anche una dimostrazione di volerci mettere qualcosa. Non penso che probabilmente non una storia, lui di testa c'era, ma non c'era più fisicamente, perché viene, sì, da pensare questo. Sì, anche questi momenti di nervosismo che ha avuto, qualcuno non gli perdona quello che lui ha fatto a Cremona, e aggiungerei anche a Venezia. Io a Venezia, e ricordo che anche a Venezia un po' è stato fischiato e lui ha reagito male, ma soprattutto a Cremona ha reagito pesantemente nei confronti della curva che lo fischiava. Sì, ma anche a Trapani c'era stata una partita in cui era stato sostituito, aveva risposto, però si era visto che era infastidito nei confronti di Castori. Questo dà la sensazione che lui non ci fosse, che lui non riuscisse a fare quello che veramente voleva fare. Chissà, forse quando si arriva a certi livelli, come è stato lui, sono stati livelli comunque assoluti, nonostante si poteva fare una carriera migliore senza problemi di salute che ha avuto, però probabilmente non si riesce, anche volendo, a immergersi. Non tutti i giocatori ci riescono a immergersi in una condizione inferiore rispetto a quella. È stata una delusione, ma credo che un ragazzo non si possa... No, io non ho rancore, non è stato un ragazzo che ha dato... Sì, ha avuto queste reazioni... Ma
credo che siano anche giustificabili. Andiamo verso Livorno. È partita insidiosa, questi arrivano con 8 giocatori contrattualizzati, questa arriverà la prima volta, però sono tutti giocatori buoni, pensiamo a Mazzeo, pensiamo a Bobo. Diciamo che il Livorno aveva un organico che Massura non c'entrava niente con la bassa classifica, poi i campionati finiscono in una certa maniera, probabilmente perché non hanno avuto tranquillità societaria pure loro, anche se questo secondo me non lo ritengo mai una vera e propria scusa, perché io penso che Spinelli avrà pagato, quindi non penso si saranno lasciati influenzare dalle liti fra la tifoseria e Spinelli, che se ne deve andare, poi non rimane, poi sto vendendo, perché secondo me queste non influiscono realmente. Se il giocatore è pagato si impegna, molte volte anche quando non è pagato, e lo sappiamo per esperienza. Assolutamente. Quindi il Livorno comunque, pur avendo solo 8 giocatori, sono tutti giocatori di livello, gente come Mazzeo, come Marsura, come Di Gennaro, come Bogdan, a Gazzi, che è un giocatore che Fagiano ha provato a portare a tavola. Luce la bandiera del Livorno, io non ho visto tutta la lista della verità, ho visto quello che mi sembra che non hanno i portieri, quindi avranno un giovane, cosa che mi ricordo un Varese Trapani in cui c'era un non mi ricordo il nome, la Forgia, mi sembra, che giocò un portiere della primavera e noi perdemmo a Varese perché quello gioca comunque bene. Sì, certo, poi questi ragazzi della primavera. Quindi non è detto in mezzo a 8 over, se tu metti 3 under i migliori della primavera, magari ti fanno la loro bella figura lo stesso. Dovremo fare molta attenzione. Il calcio, la storia del calcio è fatta di continue trappole. Ricordiamoci che Mazzeo ci ha segnato l'andata. Ma al di là della giocata, che poi in definitiva ha fatto solo quella giocata, però Mazzeo quest'anno non ha preso granché, però vorrebbe avere lo spunto del giocatore importante, e ce l'ha, così come gli altri che abbiamo citato. E non mi dispiace il fatto che manchi, fra questi che sono andati via, c'è Marras, perché è un giocatore comunque un genialoide, e io preferisco sempre non avere in campo gente tipo Marras, tipo Partitilo e altra gente così. Ci sarà quel terzino, il porcino, quello porcino, all'andata questo ci dà molto fastidio. Abbiamo sofferto molto, anche perché noi ancora avevamo un po' di terzini adeguati. un po' così in prova, diciamo. Sì. Diciamo che forse con modo adesso potremmo contenerlo meglio, però mai fare ipotesi prima di vederle sul campo. Allora, noi saremo comunque fondare questa partita senza conto di niente. Come se giocassimo con Benevento, che ancora deve andare in Serie A. Anche perché, diciamo la verità, se noi faremo questa partita, questi sono 3 punti. Rischia di essere una cosa. Questo erano già 3 punti che pensavamo di poter ottenere facile con Livorno in pieno organico. In queste condizioni è solo da non sottovalutare da un punto di vista mentale la partita. Tutto qui. Ok, noi abbiamo finito qui, vi salutiamo, vi ringraziamo per averci ascoltato, saremo qui nuovamente la prossima settimana fino alla fine del campionato. Arrivederci! Arrivederci!